a tutti, vorrei tanto darvi il benvenuto, specie a chi in queste ore ha dormito poco perché è stato dietro ai risultati elettorali. Innanzitutto vorrei partire dal mio ringraziamento, dal profondo del cuore, a tutte le italiane e gli italiani che hanno dimostrato con una partecipazione molto significativa, credo si possa dire ufficiale, la più alta d'Europa, non vorrei però chiedere una conferma autorevole, comunque una delle più alte, se non la più alta d'Europa, che questo Paese è decisamente migliore di come ce lo raccontiamo, di come ce lo raccontiamo anche noi, operatori del settore, politici, giornalisti, commentatori, professori. C'è un'Italia profonda che non si rassegna e che non ha paura anche di sfidare tutte le insidie che derivavano da un dibattito e da una campagna elettorale molto accesa, nei toni molto alta, per poter comunque dare con la propria partecipazione al voto un segnale. E il segnale, io credo che sia questo il primo segnale è questo qua, prima ancora del risultato delle singole forze politiche, delle forze politiche che avranno un grande ruolo a Strasburgo e a Bruxelles. C'è un dato di fatto: l'Italia c'è. L'Italia è più forte delle paure che la attraversano e l'Italia è in grado di incidere nel percorso che si apre in Europa con molta decisione. Io avverto questa responsabilità, innanzitutto. L'Italia che è andata a votare ieri ha parlato in modo molto forte. Ho detto in campagna elettorale che non consideravo questo risultato un referendum sul governo. Confermo questo giudizio oggi. Non era un referendum sul governo. Non lo considero un referendum sul governo. Non lo considero un voto su di me. Considero questo voto un voto di speranza straordinario, di un Paese che ha tutte le condizioni per poter cambiare e per poter invitare l'Europa a cambiare. Cos'è accaduto in Europa? Perdonatemi se per 30 secondi vi chiedo l'attenzione di fare insieme una riflessione sul risultato europeo. Da una parte le forze che vengono definite populiste e che tengono insieme tante cose diverse. Queste forze politiche hanno ottenuto in alcuni paesi un risultato straordinario, in altri una buona affermazione. Dall'altro lato, un'idea di Europa che in questi anni non ha funzionato, ha fallito. Nel mezzo c'è il grande spazio per il cambiamento possibile. L'idea di riportare l'Europa ad essere il luogo della speranza dei cittadini e delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori e delle imprese. Questo è il nostro sogno, questo è il nostro obiettivo. E da Roma, dove il trattato è nato, dove è stato firmato, parte un messaggio di grande consapevolezza da parte delle forze politiche italiane, in particolar modo di chi ha ottenuto un buon risultato, naturalmente. Credo che non sia questa la sede per commentare il grande risultato del PD, di cui sono naturalmente molto felice e per alcuni aspetti commosso e emozionato. Però oggi il fatto che, ad esempio, nel Partito della Sinistra Europea il primo gruppo, la prima delegazione sia quella italiana, non è un tema banale. Che nei grandi paesi europei il risultato che alcune forze politiche in Italia hanno fatto ha oggettivamente un valore di portata straordinaria, per non esagerare, è a mio giudizio un fatto molto importante nella costruzione dell'Europa. Allora, l'Italia c'è, è determinata, è decisa. Io personalmente credo che questo risultato spinga fortissimamente tutti noi ad avere consapevolezza del nostro compito. Molti mi dicono: ma perché non festeggiamo? E dai, festeggia, su, dai, almeno una piazzata con due bandiere. Credo che in questo momento
immagino di poter dire, tanto silenzio elettorale è chiuso, che le piazzate con le bandiere ci saranno stasera in tante città italiane, dove a mio giudizio il centro-sinistra porterà a casa un risultato molto importante, se, come è immaginabile, il trend nazionale aiuterà il risultato locale, o viceversa, magari, chi lo sa. Però il punto centrale è che noi oggi non abbiamo un problema di, non abbiamo l'esigenza di far festa, perché avvertiamo lo straordinario compito a cui i nostri concittadini ci hanno chiamato, che è quello di togliere ogni alibi. A Roma, nei palazzi della politica, nessuno ha più alibi. Non c'è più spazio per rinviare le riforme, quelle istituzionali, costituzionali, elettorali, del lavoro, della pubblica amministrazione, della giustizia, del fisco. Noi vogliamo arrivare all'appuntamento del 1° luglio con grande umiltà, con grande responsabilità, ma anche con grande decisione, perché il semestre europeo che inizierà il 1° luglio è un semestre nel quale noi abbiamo il compito di mostrare un'Italia che sia leader e non follower in Europa. Questo è il nostro obiettivo. Sotto questo profilo, e chiudo rapidamente per lasciare spazio alle vostre domande, è stata una campagna dai toni molto accesi. Il mio invito a tutte le forze che stanno in Parlamento, nel Parlamento italiano, e alle parlamentari e ai parlamentari che andranno al Parlamento europeo, è quello di abbassare i toni, ma di alzare le ambizioni. L'Italia deve abbassare i toni e alzare le sue ambizioni. Deve puntare in alto, deve riscoprire il piacere di sapersi importante ai fini del raggiungimento dei risultati. Per farlo però deve innanzitutto cambiare lei. E questo è il messaggio che è arrivato. Il messaggio di ieri notte, il messaggio di stanotte, una notte che credo per l'ampiezza del risultato e lo scarto rispetto alle previsioni in molti ricorderemo a lungo, il risultato di questa notte è un risultato che ci dice il cambiamento che abbiamo promesso deve arrivare in tempi ancora più veloci di quelli che abbiamo immaginato. E niente, ovviamente questo ragionamento potrebbe aprirsi su tante altre questioni, però io vorrei con voi condividere soltanto una considerazione. Il fatto che più del 40% di persone abbia espresso per la prima volta nella storia la fiducia a un partito di centrosinistra, il fatto che in quello che era diventato un derby testa a testa tra rabbia e speranza, gli italiani abbiano scelto di dare alla speranza il doppio dei voti della rabbia, in quello che è diventato un grande messaggio che dall'Italia arriva a tutta Europa, vedendo anche i risultati di altri nostri paesi amici, ma io mi permetto di dire che questo è il momento dell'Italia. È il momento dell'Italia che deve guidare il semestre europeo, è il momento dell'Italia che deve spendere meglio i soldi dei fondi europei, è il momento dell'Italia che deve guidare il percorso di cambiamento delle istituzioni europee partendo dall'assunto che prima di tutto dobbiamo cambiare noi stessi. E quindi oggi è un giorno sicuramente di festa, non me ne vogliano i tanti italiani che hanno votato per il mio partito e che stanotte, stamattina ci stanno bombardando di mail dicendo qualcuno sta piangendo, qualcuno sta vivendo una commozione, che è comprensibile. Non siamo abituatissimi a vincere le elezioni con risultati così significativi e quindi credo che sia comprensibile chi ci sta mandando messaggi di tipo è bellissimo tornare a crederci. Ecco, non me ne voglia chi tra questi nostri concittadini vede in noi oggi un sentimento di umile responsabilità e di grande pacatezza nei toni e senza alcun tipo di festeggiamento. Noi sappiamo che questo voto è un voto per l'Italia che vuole cambiare e non possiamo permettere a nessuno di cancellare la parola speranza dal vocabolario italiano, dal vocabolario della politica. Se noi fallissimo avremmo cancellato la parola speranza dal vocabolario della politica. Noi questa parola la vogliamo tenere come punto di ispirazione e quindi avvertiamo tutta la responsabilità. Per cui da oggi subito al lavoro in Europa con il vertice di domani, al lavoro nelle attività parlamentari e istituzionali, al lavoro per quello che riguarda
il Partito Democratico, ma fatemi spendere anche una parola di gratitudine a quelle forze politiche che hanno appoggiato il governo e che hanno ottenuto un risultato magari minore rispetto alle aspettative, ma che è comunque decisivo e importante non solo e non tanto ai fini dell'azione del governo, ma per il messaggio che hanno saputo dare. In questo derby loro sono stati dalla parte della speranza insieme a noi, e quindi la mia gratitudine su tutti al raggruppamento di NCD-UDC. Però dico anche con molta decisione e determinazione che se questo è il momento dell'Italia, nessuno può permettersi di evocare alibi, è una gigantesca opportunità che abbiamo, una straordinaria responsabilità, la sentiamo tutta, per ogni centimetro di quadro di pelle che abbiamo, il brivido che stanotte ci ha percorso nel momento in cui quei risultati che sembravano assurdi sono diventati veri, adesso il momento è quello di rimettersi immediatamente al lavoro, non prima di aver ascoltato qualche breve domanda e qualche breve risposta. Abbiamo un concetto di breve che potrebbe essere... Salve, buongiorno, Marco Conti del Messaggero. Volevo chiedere se aveva avuto modo di parlare o ne avrà con il Capo dello Stato del risultato, e se questa accelerazione qualcuno la interpreta sui temi che lei ha detto come voglia di poi alla fine o si fa come dico io oppure andiamo a votare presto in autunno, cosa risponde? Poi facciamo 5 o 6 domande insieme. Angela Mauro. Grazie. No, se considera il risultato delle europee un indicatore di una conferma dell'impianto dell'Italicum, della legge elettorale, anche alla luce della forza strepitosa del PD, ma anche della debolezza quanto altrettanto strepitosa degli altri attori, degli altri interlocutori? Chi va? Io, Constanze Reusch di Welt di Berlino, insieme al mio collega Tilman Kleinjung della radio tedesca. Ci interessa chiaramente come vede lo spostamento dell'asse, diciamo, franco-tedesca verso sud. Il governo italiano insieme a quello tedesco sono quelli che si sono affermati in queste elezioni contro le forze populiste. Come sarebbe l'Europa con un'alleanza italo-tedesca? Si parlava di una italo-francese, invece diventa tutto un altro equilibrio ora. Altra domanda B. Ci vuole l'effetto Renzi in Europa. Mi aspettavo dai giornalisti tedeschi un rigore rispetto alla una domanda a testa, invece a stare in Italia state... No, questa è una aggiuntiva. State diventando come molto italiani, sì. No, ci vuole l'effetto Renzi in Europa? Chi va? Giselda Vagnoni di Reuters, volevo chiedere, lei ha più volte detto che uno degli obiettivi della presidenza italiana dell'Europa sarà cercare maggiore flessibilità nelle regole di bilancio, se con questa nuova composizione del Parlamento crede che questo obiettivo sarà più facile da raggiungere. Grazie Gisella, le ultime due? Io. Poi facciamo un giro dopo, facciamo ciao. Due giri se siete d'accordo. Ciao Matteuccio, ciao Serico. Senti, ti ha chiamato Fonzie e Bedino e ti ha mandato a fanculo tutti i giorni, no? Sei in adesso... stampa di Palazzo Chigi. Ah, scusa, vabbè, dai, ha detto lui le parolacce. Ah, vabbè. Però, allora, adesso, mi raccomando, non essere vendicativo. Gli vuoi dire una parola bella a Beppuccio nostro dopo sta mazzata tra capo e collo che ha preso? Una parolina bella, ma dici per vai, Beppuccio nostro. Vai. Andrew Friday, Bloomberg. Passare da Leiene a Bloomberg con questa differenza, persino Luci sta per mettersi a ridere, ma regge da consumato professionista qual è. Prego. Presidente, lei è arrivato al potere, ha salito con la fama di rottomazione, o se preferisce cambiamento, e in principe cambiamento generazionale. Però al governo lei ha saputo far funzionare le larghe intese con un Parlamento già fatto. Quindi chiedere con questa vittoria se lei considera chiusa la stagione di rottamazione. Bene, allora
facciamo secondo giro? Vai subito, vai, veloce, che poi... Gaetano Pecoraro, Piazza Pulita, La 7. Ha sentito Silvio Berlusconi dopo questo successo? Poi se cambierà qualcosa rispetto, dato il dato di NCD, molto, come diceva lei, deludente. Provo ad andare a fare una risposta vedendo peraltro che quasi tutte le domande sono sulle vicende italiane. Provo a essere operativo. Ho sentito il Presidente della Repubblica, come è normale, credo che come è altrettanto normale le conversazioni con il Presidente della Repubblica, specie come in questi casi, attengono a questioni istituzionali, sono colloqui che rimangono nella, diciamo, nella riservatezza che si deve a chi ricopre un incarico pubblico. È evidente che insieme al Presidente della Repubblica, che, diciamo, che l'attenzione del Presidente della Repubblica e di tutti noi è quella che la fase che si apre, che è una fase molto interessante per l'Italia indipendentemente dal voto, vale a dire la presidenza del semestre europeo, la gestione del passaggio di riforme che stiamo vivendo e le conseguenze e implicazioni del rapporto tra il risultato europeo e le vicende italiane, danno una centralità al Paese che ciascuno di noi dovrà essere in grado di meritare. Io credo che ci siano tutte le condizioni perché questo Parlamento faccia le riforme e scommetto su questo. La riflessione di Marco mi porta a rispondere ad Angela dicendo che il risultato delle europee non cambia la valutazione sulla legge elettorale. Io penso che il ballottaggio sia un elemento centrale perché garantisce la vittoria. Questo è il punto. Dopodiché di qualcuno, chiunque esso sia, se ci fosse il proporzionale puro, anche un partito che prende, quanto ha preso il PD? 41 alla fine, 48, 41, una cosa del genere, in teoria non avrebbe la possibilità di governare da solo, pur avendo ottenuto un risultato così grande, se non ci fosse un qualche aggiustamento legato al premio di maggioranza o al ballottaggio. Per cui questo mi sembra l'obiettivo fondamentale. Sono molto fiducioso. Io sono molto fiducioso e vorrei anche dirlo rispetto a tante voci di questi ultimi 15 giorni che hanno prodotto, per esempio, sui mercati internazionali delle fibrillazioni. Il cammino delle riforme in Italia non si ferma e questo è il momento anche per investire in Italia. Direi soprattutto questo è il momento per investire in Italia. I mercati internazionali, gli operatori se ne erano accorti con molta decisione nelle prime settimane del governo, c'è stata una battuta d'arresto negli ultimi 10 giorni, perché qualcuno si era convinto che l'Italia stava tornando indietro o sarebbe tornata indietro. L'Italia non soltanto non torna indietro ma va avanti, e questo vorrei che fosse un messaggio molto chiaro. Noi andremo avanti sulla riforma del mercato del lavoro, che già ha avuto un passaggio molto importante, perché se alcune aziende sono rimaste qua lo dobbiamo alle scelte che sono state fatte. Vorrei che fosse chiaro che l'ultimo periodo di lavoro, Qatar Foundation, l'operazione di Fincantieri, la vicenda Electrolux, l'investimento della Merck a Modugno, sono stati in una settimana, ma abbiamo moltissime questioni che sono sul nostro tavolo. Io in questo momento vorrei che arrivasse un pensiero di speranza a chi lavora o lavorava a Termini Imerese, a chi pensa che il Sulcis non abbia futuro, alle donne e agli uomini di Taranto. È lì il nostro cuore in questo momento. Noi non stiamo a mettere le bandierine sul risultato elettorale, noi stiamo cercando di dire che questo risultato elettorale deve trasformarsi in speranza verso chi quella speranza ha perduto. Ed è la cosa che negli incontri veniva più fuori, cioè la gente che ti scriveva, che ti parlava, che ti incrociava gli occhi, queste persone qui stanno affidando a noi nella pochezza e nella umiltà di ciascuno di noi una responsabilità straordinaria, che è quella di riportare entusiasmo, speranza, lavoro. Il dato sull'Italicum, pertanto, che è un dato molto da addetti ai lavori, personalmente non mi preoccupa. Io sono certo sul fatto che la maggioranza di governo è nelle condizioni di esprimere una propria proposta condivisa con quelle forze politiche, a partire da Forza Italia,
che ha scelto di stare al tavolo. Credo, ma questa è una valutazione mia, che la scelta di stare al tavolo delle riforme avrebbe potuto essere valorizzata di più da Forza Italia se alcuni consiglieri non avessero immaginato di giocare contro la carta delle riforme, che invece probabilmente Forza Italia avrebbe potuto intestarsi di più, ma non sono il consulente strategico di Forza Italia, ne hanno tanti e rispetto ovviamente dibattito di quel partito, che comunque continua a essere un pezzo importante come numeri del sistema elettorale italiano. Credo che Forza Italia abbia preso il finale, quant'è il finale di Forza Italia? 16-17, quello che adesso vedremo i dati finali, comunque un pezzo importante del paese. Mi auguro, mi piace pensare che in queste ore si produca dentro le donne e gli uomini di buona volontà di 5 Stelle una riflessione sul risultato elettorale. 5 Stelle ha 150-160 parlamentari, un numero enorme. Se questi parlamentari continuano a utilizzare il Parlamento come il luogo degli show e delle proteste, ho l'impressione che perdano il loro elettorato, che tradiscano la loro speranza. Se invece nel rispetto dei ruoli nessuno gioca a confusione o a inciucio, al tavolo delle riforme, al quale stiamo convintamente con Forza Italia, oltre che con i nostri partner di governo, e che confermiamo voler fare insieme agli altri, perché le riforme si scrivono insieme, le regole si scrivono tutti insieme, non si caccia esponenti importanti che ricevono milioni di voti dal tavolo della discussione, siccome a questo tavolo, se uomini e donne di buona volontà del 5 Stelle volessero portare il loro contributo, sarebbero ascoltati. Perché io ho visto in questa campagna elettorale tanti toni inaccettabili, parole folli, paragoni indecenti, lasciatemi dire il dolore di vedere delle citazioni come quelle che abbiamo visto, chiamare in ballo Hitler. È stata una vicenda sinceramente molto, molto dolorosa per chi crede a un dibattito civile, però credo anche che ci siano tante persone in 5 Stelle che si siano avvicinate alla politica perché la vivono con passione davvero. Io ieri sono andato a votare, c'era il candidato sindaco del comune nel quale risiedo di 5 Stelle, che credo e spero perderà le elezioni amministrative, mi è parso una persona molto ragionevole, cioè una persona che si era avvicinata alla politica perché credeva in dei valori, molto lontano dai toni che sono stati utilizzati. Allora lo dico a chi ha votato 5 Stelle, lo dico a chi ha votato Forza Italia, lo dico a chi ha votato per la Lega, per Tsipras, per tutti i partiti che hanno ottenuto parlamentari, per chi non li ha ottenuti, arriva un momento in cui uno si ricorda di essere italiano. E io da Presidente del Consiglio vorrei parlare a tutti gli italiani, a dire che l'Italia si è espressa, noi ascolteremo le cose che l'Italia ha detto, ma che andremo con grande decisione, senza perdere neanche un minuto, cercando però di coinvolgere tutti. E per questo, indipendentemente da eventuali modifiche, se ci saranno, all'impianto dell'Italicum, lo vedremo con i contraenti di quell'accordo, noi siamo convinti che la riforma elettorale sia una grande riforma da scrivere insieme. E siamo convinti di potercela fare. Molto più rapidamente sulle altre questioni, che però sono quelle su cui ho parlato prima, non trovo costanza uno spostamento di asse. Io non immagino di avere un asse Germania-Italia contro la Francia, come ne sono certo, nessuno immaginava di avere un asse Germania-Francia contro l'Italia. Questa è una vicenda delicata. O ne usciamo tutti insieme, prendendoci per mano e prendendo per mano il destino di cittadini europei, oppure nessuno si salva da solo. Nessun paese singolo, tra 30 anni, se è singolo, neanche la Germania, neanche l'Italia, nessun altro, avrà la possibilità di competere con i grandi player internazionali se non investendo sull'Europa.
E quindi io penso che sia interesse comune che tutti insieme possiamo affermare un principio di investimento sull'Europa del futuro. Tutte le volte nelle quali io ho parlato con la cancelliera Merkel ho sempre rinvenuto in lei un affetto profondo per il nostro paese, la volontà di uscire insieme dalla situazione di difficoltà nella quale l'Europa si è infilata. Sono decisamente ottimista, naturalmente sono contento di poter rappresentare al tavolo della discussione un paese che ha dato un segnale di speranza all'Europa che è straordinario. Perché se c'era un paese in cui i populisti avrebbero potuto ottenere una maggioranza schiacciante, questo era l'Italia. Un paese nel quale si rispettano le regole europee, vorrei ricordarlo a tutti i giornalisti internazionali, se mi permettete anche ai giornalisti italiani e a me stesso in primis, che noi le regole le rispettiamo, che noi con la Germania siamo quelli che stanno sotto il 3%. Quindi non si tratta di cambiare le regole, noi le stiamo rispettando tutte. Ciò nonostante, per il combinato disposto del Fondo Salva Stati e della crisi economica, con il PIL in negativo, noi abbiamo visto aumentare i nostri parametri negativi. Ma l'abbiamo fatto continuando a mettere soldi nell'Unione Europea e a salvare gli Stati, gli altri. Quindi questo era un paese dove il messaggio anti-europeista doveva attecchire di più di tutti, o attraverso un aumento dell'astensione o attraverso un voto che punisse il governo. Non è avvenuto nell'uno, mi confermi Filippo che siamo il primo paese come numero di votanti? Vediamo anche i paesi, quindi è ufficiale che siamo il primo paese, se lo dice Nonfup è ufficiale, come i colleghi sanno. Anzi, fategli un applauso che se lo merita, non a luce, ha fatto un mazzo in questo periodo impressionante, quindi onore al merito di sopportare il dibattito tra il Presidente del Consiglio e i giornalisti con l'una e mezzo, cioè cercare di mitigare i toni notoriamente molto sobri da parte mia, quindi è stato un lavoro complicato, quindi gli sono grato anche personalmente. Dicevo, il dato vero che noi abbiamo è che l'Italia era il paese in cui poteva accadere di tutto e invece è accaduto il messaggio di speranza più, direi, sorprendente. Effetto Renzi mi sembra una malattia. Gisella di Reuters, la flessibilità del bilancio. Noi non abbiamo un problema di flessibilità del bilancio, noi abbiamo un problema di un'Europa che si occupi di salvare non solo gli Stati, ma di salvare le famiglie e le persone. Quindi non chiediamo di cambiare le regole o di renderle più aderenti alle nostre aspettative, chiediamo di cambiare l'impostazione dell'Europa. Questo è il punto centrale. Chiediamo di cambiare l'approccio che l'Europa ha avuto in questi anni. E lo facciamo partendo da un giudizio, da un'esperienza istituzionale, cioè non dall'antipolitico o dal populismo. Credo che le prossime ore e le prossime settimane renderanno molto chiaro che cosa pensa l'Italia su questo. Perché, a mio giudizio, tutte le discussioni sul rinnovo dei vertici dovranno essere impostate non soltanto su un dibattito sui nomi, tu prendi questo commissario e io prendo quest'altro, ma su che cosa vogliamo far fare al Parlamento europeo, alla Commissione europea, al Consiglio, all'Eurogruppo, alla politica estera dell'Europa. Rispetto alla domanda di Luci su... Mi sembra di averne dette abbastanza in questa conferenza stampa. Benissimo. L'ha detta Luci e credo che abbia rappresentato il sentimento di tutti voi che siete qui presenti, oltre che il mio, quindi diciamo sei autorizzato a andare a incontrarlo e a dargli il messaggio tuo a nome mio. Devi decidere tu, sei autorizzato, noi siamo per la delega, per un impianto partecipativo, però con la delega, senza il ballottaggio, ma con lo scorporo e il premio di maggioranza. Per cui, se siete d'accordo, potrebbe essere Luci, che sicuramente non mancherà di raggiungere Sant'Ilario e di dare... chi non c'è? Dai... E siamo a Bloomberg che ha chiesto di domandare se la Italian Press, Italian Show System, okay.
La domanda del giornalista, del collega di Bloomberg, è se la rottamazione è finita. Direi che la rottamazione può iniziare. E chiudendo il ragionamento con la domanda di Piazza Pulita, io considero il voto sia a Forza Italia che a NCD, come pure quello a 5 Stelle, devo dire, un voto di milioni di italiani. E quindi inviterei tutti ad avere rispetto per chi comunque porta a casa il consenso di milioni di italiani. Se c'è stata una cosa che in passato ha penalizzato anche la mia parte politica, è l'atteggiamento di superiorità che spesso avevamo prima di elezioni che pensavamo di vincere e poi perdevamo. Ora che il risultato è diverso, vorrei invitare tutti ad avere grandissimo rispetto verso i nostri connazionali che non hanno votato per noi, evitare l'atteggiamento di superiorità che è un atteggiamento profondamente illogico, ingiusto e sbagliato. Noi rispettiamo i milioni di italiani che hanno votato 5 Stelle, i milioni di italiani che hanno votato Forza Italia, i milioni di italiani che hanno votato per NCD e diciamo che con gli uni, con gli ultimi continuiamo a avere la stessa impostazione sul governo, con gli altri abbiamo un rispetto profondo e il desiderio di poter scrivere assieme le regole del gioco. Io direi basta perché ho parlato un sacco, che dite? Però se lei non l'ha capito, avendolo detto nella prima risposta alla domanda di Conti e Messaggero, vuol dire che lei era disattento, avendolo spiegato con molta chiarezza in presa. Quando fai queste domande, che sono domande retoriche, perché la risposta è dobbiamo prendere queste domande, potresti dire no. E invece l'ha detta in un modo come dire dobbiamo prendere. Io direi che possiamo prendere la domanda della Sardoni della 7, per esempio. Vai. Allora, Presidente, volevo chiederle se lei è stato molto attento a fissare anche le date per la sua agenda prima anche delle elezioni. Vorrei sapere se alla luce del risultato elettorale cambia qualcosa, qual è l'ordine delle priorità delle riforme, se per esempio la giustizia è una di queste, se la legge elettorale avrà dei tempi invece più lunghi. E poi vorrei anche chiederle su quale di queste riforme, rispetto al, diciamo, al mancato raggiungimento di quale di queste riforme lei potrebbe dire no, allora se non si fanno queste riforme si torna a votare. Qual è quel proprio irrinunciabile su cui metterebbe tutta la sua potenza di fuoco? Io troverei... Ah no, prendiamo le domande, chiedo scusa. Prego, finito fuori. Abbiamo detto altre due, basta, poi abbiamo finito, Pugnani del Corriere del Mezzogiorno, buongiorno. Entro pochi giorni bisognerà decidere le cariche europee. Con la forza del 40,1% del Partito Democratico, e quindi dell'Italia... L'abbiamo preso voi? Quanto ha preso il PD? 40, va bene, insomma, circa 41. Ma scusi, 48, cioè, vorrei che... c'è cioè Guerini, poi le sciolgo Guerini, la roba ecco, di 40,8. E cosa pensate di chiedere, a cosa puntate? Ad una commissione di spesa, come può essere per esempio le politiche agricole, o ad una commissione più politica? Anche perché ci sono per esempio le questioni dell'energia che saranno centrali, o gli esteri? Bene, l'ultima... È un grande segnale di speranza. Dalla Francia che segnale viene? Bene, poi vai, ultimi due, lì e poi finiamo. Presidente, per Sergio Bonini, News 24, il 24 febbraio lei mise sul piatto per la fiducia la forza delle primarie per l'avvio delle riforme. Ieri Deborah Serracchiani ha detto è una legittimazione straordinaria, però poco fa ha detto non è un voto su di me. È d'accordo con la legittimazione che arriva questa volta, dato che insomma sappiamo l'arrivo a Palazzo Chigi fu discusso perché non c'era una legittimazione. Ottimo, l'ultima. Sì, De Casquet del quotidiano Les Echos. Una piccola domanda sul Movimento 5 Stelle. Lei prima del voto aveva detto che il Beppe Grillo non è Marine Le Pen. Come vede il successo del Front National in Francia e come una spinta per accelerare la correzione di rotta sull'austerità o una spinta per dare una mano alla sinistra francese? Bene, 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 bene. Mamma mia. Allora,
La prima domanda della Sardoni della Sette è... mi verrebbe da fare una battuta, ma devo mantenere un certo aplomb. Cioè, voi avete voglia di tornare subito alle elezioni, perché in realtà voi vi divertite un sacco quando ci sono le campagne elettorali, io vi capisco. Però gli italiani sono diversi da noi addetti ai lavori, gli italiani vorrebbero vedere dei risultati. E quindi questo, dice, questo continuo riferimento al ma quando è che si vota, le elezioni hanno le loro scadenze. È molto divertente per gli addetti ai lavori, noi vogliamo rispettare le scadenze istituzionali e costituzionali previste per le elezioni. Naturalmente questo non mi esime dal rispondere alla domanda nel senso più profondo. Quali riforme? Esattamente quelle che ho detto il 14 febbraio, che poi non era il 14, ma insomma nei giorni di febbraio in cui ho ricevuto l'incarico dal Presidente della Repubblica, che ho detto alla Senato prima e alla Camera poi, e che ridico in tutte le sedi al punto da rischiare un'accusa di arteriosclerosi galoppante. Io continuo a ridire in tutte le sedi e in tutte le salse che le riforme fondamentali perché l'Italia torni ad essere il punto di riferimento sono la riforma istituzionale e costituzionale, perché il Paese dia il senso che si parte dai politici per cambiare, la riforma della legge elettorale perché ci sia la certezza di uno che vince, non per andare a votare, ma perché ci sia la certezza di uno che vince alla fine delle elezioni, e cioè di uno che diventi il responsabile delle cose che non vengono fatte, la riforma del mondo del lavoro che, come avete visto, è iniziata con il decreto legge, adesso il disegno di legge va accelerato. Noi su questo punto giochiamo larga parte della credibilità internazionale, perché si è visto nel mondo del lavoro il tema fondamentale di svolta, e già i primi segnali vanno nella corretta direzione dopo il decreto legge Poletti. Tra l'altro Poletti mi ha mandato un messaggino ieri, è la prima volta dopo 25 anni che faccio campagna elettorale. A nome dei militanti del PD ho detto guarda di farlo un po' più spesso, perché se aspettiamo altri 25 anni è un problema. Però al di là delle valutazioni sulla campagna elettorale del ministro Poletti, il decreto Poletti ha salvato posti di lavoro, grazie anche all'azione del ministro Guidi, cui va la mia gratitudine. Il lavoro che abbiamo immaginato di impostare sulla pubblica amministrazione, sulla giustizia, sul fisco, poi ci sono riforme che io ritengo importantissime per me, quella del terzo settore, permettetemi, non gli avete dedicato mezzo trafiletto, ma per me è una rivoluzione culturale straordinaria, un percorso di coinvolgimento, di consultazioni, il forum alla redazione di vita, il mensile del no profit, del terzo settore, che per me non è il terzo ma è il primo, il decreto cultura che il ministro Franceschini ha presentato qualche giorno fa, che segna per la prima volta con questo art bonus la possibilità di finanziamenti da parte dei privati, e ancora tutto il lavoro che dobbiamo svolgere nei prossimi giorni che sull'agricoltura, insomma, noi dobbiamo fare un bel lavoro adesso per calendarizzare una serie di interventi e di iniziative molto importanti alla discussione della Camera e del Senato. La sintesi è: noi non molliamo su nessuna riforma. Noi non molliamo di mezzo centimetro su nessuna riforma, perché se un messaggio è stato dato alla politica nazionale, il messaggio è: guai a voi se adesso non fate quello che avete promesso. Chi tra i politici nazionali non cogliesse l'urgenza di questo cambiamento commetterebbe un errore. La dico in un altro modo: non è un voto su Matteo Renzi, è un voto sull'Italia. L'ho detto prima della campagna elettorale, non è che siccome è andata bene dico no, ma scherzavo, volevo dire un'altra cosa. È un voto sull'Italia, e questo tipo di responsabilità è una responsabilità che noi avvertiamo con grande decisione oggi. Rispetto alle nomine, la domanda posta dalla collega del Corriere del Mezzogiorno, questo atteggiamento, a mio giudizio, lo dico ovviamente con rispetto per la domanda che lei ha fatto, è un atteggiamento che ha segnato l'incapacità dell'Italia di essere decisiva in alcuni passaggi. Cioè, il problema non è a me che tocca,
cioè qual è il commissario che mi tocca. Noi abbiamo un'ambizione molto più grande, che è quella di cambiare l'Europa. Noi non siamo qui a mettere una bandierina dei nostri all'agricoltura o alla, o mercato interno o alla politica estera o sopra o sotto, all'Eurogruppo o altrove. Noi vogliamo concorrere con i nostri amici e partner europei a un'idea di Europa. Sulla base di questa, se il commissario XY a quella all'agricoltura è un francese, un italiano, uno spagnolo o un tedesco, quello che deve essere, non è decisivo. L'importante è chi va a fare il commissario per le politiche agricole abbia un'idea di Europa che è coerente con quella che avrà il Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio, il capo dell'Eurogruppo e compagnia bella. Questo è il punto. Cioè non limitiamo l'Italia alla scelta del commissario. L'Italia ha un'ambizione più grande. Abbassiamo i toni, alziamo le ambizioni. Noi dobbiamo aiutare l'Europa a cambiare. Per farlo però la credibilità di fare il percorso di riforme. Ci sono due domande, sia quella della Presse che l'Eseco, sul risultato francese. È del tutto evidente che un Presidente del Consiglio dei Ministri, quando parla dei risultati degli altri paesi, deve avere il grande rispetto di ascoltare innanzitutto ciò che viene dai colleghi che guidano il governo dello Stato altrove. In altri termini, non esprimerò alcuna valutazione sui risultati delle singole forze politiche negli altri paesi, attendendo di parlare con i colleghi, avverrà domani, ma credo che con il Presidente Hollande abbiamo da tempo convenuto di sentirci nella giornata di oggi, per cui nel corso del pomeriggio parleremo. Certo, il quadro europeo è un quadro nel quale è difficile tenere insieme diversi populismi. La Lega, che qua ha ottenuto un buon risultato, ha già da ieri annunciato, se ho visto bene, che nella giornata di domani o dopodomani, adesso non ricordo che cosa ha detto il segretario Salvini, si vedrà con altri esponenti, diciamo, anti-euro, mettiamo no euro, credo che non si offenda Salvini se gli do questa connotazione, avendoci fatto tutta la campagna elettorale, per cui lui... dove saranno gli eurodeputati 5 Stelle? Dialogheranno con Marine Le Pen? Dialogheranno con Salvini in Italia? Non lo so, non so valutare. So che noi abbiamo la possibilità di trovare la terza via tra i populisti e i restauratori. Io vorrei che fossimo tutti insieme con i principali paesi, con chi queste elezioni le ha vinte, con il mio partito europeo, quindi con il partito al quale io appartengo, il centro-sinistra europeo, ma anche con i capi di governo che non appartengono al centro-sinistra europeo, ai capi di governo che sono la maggioranza che stanno nel centro-destra europeo, noi possiamo insieme vincere questa partita trovando una terza via tra la restaurazione e il populismo. Ho finito, se non con la domanda di Rai News 24. Io non considero questo risultato la legittimazione personale. Mi pare di aver scorto nelle parole di Deborah ieri un ragionamento leggermente diverso. Lei parlava della necessità e della legittimità di questo Parlamento a fare le riforme, che trovo invece un'analisi molto corretta. Mi ha fatto piacere ieri, ve lo dico con l'ultima considerazione, se sono autorizzato a farla più di natura politica, vedere al Nazareno un gruppo dirigente. Non ha vinto una persona. C'era un gruppo dirigente ieri che ha, anche nella foto di gruppo, plasticamente, che naturalmente comprendeva alcuni e non altri per motivi più vari, le candidate non c'erano tutte, credo che ci fosse soltanto la capolista, la Simona Bonafè per motivi geografici, ma non c'era Alessandra Moretti, non c'era Alessia Mosca, non c'era Pina Picerno, non c'era Caterina Chinnici, i tanti e le tante elette. Il PD ieri era rappresentato da un gruppo dirigente, non da un leader solo.
e il fatto che anche nei risultati delle preferenze sia stato straordinario il risultato delle nostre capoliste, sia stato straordinaria la mobilitazione delle donne e degli uomini del governo che sono andati a fare campagna elettorale in tutta Italia, sta il valore profondo di questo risultato, che è un risultato che dice che l'Italia si può cambiare. Ecco, l'ho fatta fin troppo lunga, vorrei dal profondo del cuore dire grazie agli italiani che hanno votato, dire agli italiani che non hanno votato che faremo di tutto per convincerli a tornare alle urne, dire agli italiani che hanno votato per la speranza e contro la rabbia che il loro messaggio è arrivato forte e chiaro e che per questo un po' di soddisfazione e di commozione ce la teniamo, ma al lavoro da oggi, da subito, senza perdere un minuto. Il risultato è tecnicamente straordinario, extra ordinem, l'idea che un partito ottenga più del 40% in Italia, è tecnicamente un risultato straordinario, lo è particolarmente pensando che avviene in un partito di centrosinistra, lo è particolarmente pensando che avviene in questo momento. Tutte queste considerazioni non ci consentono di avere un minuto da perdere. C'è un paese da cambiare e un'Europa da rimettere in moto. Noi lo vogliamo fare con umiltà, con consapevolezza che è finita la stagione di quelli che riescono a salvare il mondo da soli, semmai è iniziata. Quindi io per primo lo dico a me stesso. C'è bisogno di grande umiltà e determinazione in questo passaggio, però c'è anche bisogno di guardare negli occhi gli italiani e dire che il messaggio è arrivato forte e chiaro, e credo che sia arrivato a tutti, in tutti gli angoli del Parlamento italiano, è arrivato il messaggio che le riforme non sono un optional. Le riforme sono un dovere per questa legislatura, dalla pubblica amministrazione al lavoro, dalla legge elettorale alla riforma costituzionale, noi credo saremo all'altezza di quel sogno e della speranza che ieri ha preso i contorni di un voto davvero incredibile, ma che da domani deve essere, anzi da oggi, concretamente declinata in azioni di governo. Per tutti questi motivi, davvero dal profondo del cuore, grazie anche a voi per aver seguito questa campagna elettorale, ci impegniamo perché ne abbiate sempre meno, diventa un messaggio antidemocratico, diciamo, che possiate godervi le vostre campagne elettorali con la giusta cadenza istituzionale e costituzionale, e anche, lasciatemelo dire, grazie a chi ha sopportato in questi giorni la fatica della campagna elettorale, ma vorrei dire a tutti loro, in tutte le forme possibili e immaginali, vorrei dire a tutti loro che il bello deve ancora cominciare e che la sfida è a maggior ragione lanciata adesso e saremo all'altezza dei sogni più belli. In bocca al lupo, grazie, arrivederci.